12esimo minuto, Romualdi, c'è questa occasione per Turchi che non riesce a mettere dentro, quindi Chieti vicino al gol al 13esimo. Risponde il Siracusa ha giocato soltanto in contropiede al 23esimo, qui è Di Corcia che tenta di saltare Martinelli, l'uscita di Martinelli un po' avventata, comunque nulla da fare. Ancora Chieti, questo è Sonzogni, vedete l'allenatore del Siracusa, capolista imbattuta. Ancora Chieti in avanti al 35esimo, Baglieri come al solito una bella partita la sua, si libera, va al cross e c'è il tentativo di rovesciata da parte di Turchi che finisce fuori. Replica del Siracusa al 42esimo, ma riesce Martinelli in uscita a sventare il pericolo. Replica del Chieti al 43esimo, qui Capocchiano, uno dei neo acquisti, ancora fuori forma ma si vede che il giocatore c'è. Capocchiano in rovesciata non crea pericoli. Siamo passati alla ripresa, l'azione più pericolosa del Chieti, Baglieri, il cross per Capocchiano, vedete, solo, spreca. Quindi il Chieti poteva passare in vantaggio con Capocchiano, ma il nuovo attaccante del Chieti non ce l'ha fatta. Qui è stato Scognamiglio in avanti, colpo di testa che è stato respinto da Zanotto, quindi Chieti ancora vicino al gol. In contropiede il Siracusa, punge la difesa neroverde ed è il centravanti Libro che manda fuori. 28esimo minuto. Picconi dal limite, riprende poi D'Angelo e grande parata di Bianchessi e quindi per il Chieti ancora un'occasione sfumata. Chieti che recrimina al 31esimo, chiede un calcio di rigore per questo presunto fallo su Baglieri, ma l'arbitro non è d'accordo. Ma fino ad un certo punto, per il Chieti ci volevano solo i 3 punti per sbloccare una situazione di classifica che ristagna da settimane. Il pareggio di 0-0 ottenuto contro il Siracusa regala però tanto ottimismo e serenità. Dal punto di vista della posizione di classifica, il punticino che il Chieti ha rimediato ieri all'Angelini contro l'ex capolista Siracusa. La gara si è conclusa sullo 0-0 e i teatini sono rimasti ultimi in classifica con 8 punti nel carniere. Ma in compenso l'undici neroverde ha ricominciato a dare segni di vita. Hanno convinto in particolare i nuovi inserimenti che avevano fatto temere per l'amalgama della squadra e che invece si sono dati da fare con impegno e continuità, sorprendenti da Chirico a Romualdi a Capocchiano a Turchi. Ed ha convinto anche l'insieme che tutto sommato ha funzionato. È mancato il gol balsamico, quello che forse stavolta il Chieti davvero meritava. Il brivido al primo minuto di gioco della ripresa l'ha regalato proprio Capocchiano. Più tardi al 27esimo è stata la volta di D'Angelo che non ha avuto fortuna nella sua puntata offensiva. Ma il tanto agognato gol potrebbe anche essere definito un diritto dei neroverdi se si pensa al rigore netto che l'arbitro Branzoni di Pavia ha negato ai padroni di casa. La gara potrebbe riassumersi in queste poche battute, con l'ultima doverosa precisazione riguardante il Siracusa, tutt'altro che formazione leader nelle apparenze, almeno nella giornata disputata ieri all'Angelini, il quale ha avuto il solo merito di controllare bene il lavoro difensivo. Insomma, non sarà molto sportivo ammetterlo, ma la dea bendata l'ha fatta da padrona.